Amici di Mondo Futsal, benvenuti, buonasera alla città di Aprilia, al quarto torneo di calcio a 5 Oro Capital, secondo Memorial Giovanni Donazzolo, la finalissima questa sera tra CLS Intralt e Maglia Arancio, e Latina per strada Maglia Rossa. Adesso un minuto di silenzio, con calma Calafate per Pignatiello, da sinistra prova ad accentrarsi, ancora Calafate, scarica su Clavari con il destro, la traversa, improvviso il destro con la punta del piede del numero 11, in possesso palla, Latina per strada da sinistra con Bulboaca di prima intenzione, la verticale per Krashun, protegge il pallone in 2 su 2 lui, prova a uscire, attenzione a Aquilani, la chance con il destro, spara in porta Aquilani, c'è il vantaggio di Latina per strada con Aurelio Aquilani che con il destro trova l'angolo più lontano, sceglie Pignatiello che va ad accentrarsi con il pallone tra i piedi, poi va con il sinistro in porta, ci mette le mani vita, un calcio d'angolo, altra chance per Intralot, angolo da sinistra con Pignatiello, pallone al centro, Clavari e la prodezza da parte di Vita, altra occasione, non c'è spazio per lui, allora Pignatiello per Crepaldi, Bulboaca gli soffia il pallone, prova a ripartire il numero 2 da destra, attenzione a Bulboaca per Aquilani, defilato da destra, va uno contro uno con Pignatiello, parte il cross, il pallone colpisce la traversa, c'è solo Danilo Clavari, è pronto Aquilani con il destro, pallone toccato e poi Caruso, grande intervento, mette in calcio d'angolo Vita, va a rilancio di testa all'orello, poi arriva Krashun con il destro, ci mette il piede Caruso, altra chance per Latina per strada per raddoppiare, Crepaldi da destra, rimettere in gioco, c'è il pallone per Lorello e c'è il pareggio di CLS Intralot, Lorello, pronto Pignatiello e calcia alle stelle e finisce anche il primo tempo sul punteggio di 1-1. Poi Crepaldi prova ad andarsene, ottimo gioco di prestigio al numero 5 che sceglie dentro Clavari, esce Vita su di lui, evita il peggio per Latina per strada, contropiede Latina per strada con il destro di Krashun e super Caruso, Crepaldi torna indietro, sceglie Clavari, le finte del numero 11, prova a portarsi il pallone sul sinistro e poi c'è il gol da parte di Lorello, il tapin vincente sempre del numero 4 che porta avanti CLS Intralot. Pignatiello tocca per Clavari, prova a passare il numero 11, la conclusione che termina sul fondo, Krashun da sinistra va a puntare Pignatiello, poi va con il destro e c'è il pareggio di Krashun, aveva toccato Caruso, non è bastato però per evitare il pari. Deposita il pallone sui piedi di Crepaldi che prova a passare, l'errore, attenzione Krashun, ne approfitta Krashun con il destro, Caruso ci mette il corpo, passa per l'arrivo di Clavari, la finta di Pignatiello che scherza con Krashun, poi va alla conclusione diretta in porta, il gol da parte di Pignatiello che riporta avanti CLS Intralot 3-2 per Padurrariu, ancora Krashun, spalla alla porta con il tacco, serve bene Padurrariu che spara alto da ottima posizione, Clavari allarga a destra per Lorello, zona tiro, Lorello le finte, la sterzata il numero 4 sempre per Clavari da sinistra, può andare alla conclusione, piazzata e c'è il 4-2, l'autorete di Padurrariu, dovrebbe dire tiro libero, Padurrariu prova a passare, attenzione alla ripartenza da parte di Calafate, mette al centro questo pallone per Crepaldi che porta sul 5-2 la finalissima, 5-2 in favore di CLS Intralot. Si attende solamente il fischio finale che arriva in questo momento, CLS Intralot vince 5-2 contro Latina per strada e fa su il quarto torneo di calcio a 5 Oro Capital secondo Memorial Giovanni Donazzolo. Da Davide Mancini è davvero tutto, un arrivederci agli amici di Mondo Futsal.